Il collegamento meccanizzato tra il mega parcheggio Natale e Viale Rendina si farà. Si stima la sua realizzazione in 600 giorni, se non ci saranno intoppi. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è stato presentato all'Emiciclo. Il Consiglio regionale, all'interno del masterplan che ha riguardato anche i lavori all'Emiciclo, d'intesa con Comune e Soprintendenza, si avvia alla realizzazione dell'intervento, che fa parte della più ampia opera di valorizzazione dell'area della villa. Il progetto, come è noto, è stato modificato rispetto a quello iniziale, ritenuto troppo impattante, e prevede l'installazione di due coppie di ascensori collegati tra loro da un tunnel, servito da un tappeto mobile di 15 metri. Il primo ascensore andrà a pochi metri dall'accesso della galleria esistente che collega Terminal a Piazza Duomo. Di qui, in circa 25 secondi, si giungerà a un pianoro che intercetta la seconda coppia di ascensori che condurrà invece a Viale Rendina. Un progetto che inserisce anche una piacevole alternativa. Anziché continuare per Viale Rendina, si potrà accedere ai camminamenti lungo le mura civiche per dirigersi verso Porta Tione o verso il viale di Colle Maggio. Il costo totale dell'intervento è di 1.300.000 euro circa di fondi CIPE. Sarà rimodulato per tener conto del complessivo fabbisogno. I 300.000 euro mancanti, assicurato il direttore USRA Salvo Provenzano, saranno trovati in economie della ricostruzione pubblica. Non sarà necessario però un nuovo CIPE, ma basterà un'informativa, accorciando di molto i tempi per l'ottenimento. Per il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri si tratta di un importante risultato ottenuto con il lavoro di squadra, e anche la soprintendente Alessandra Vittorini ha ribadito che le cose, se fatte bene, possono coesistere. Il messaggio di oggi è: si può fare se si parla insieme prima, se si condividono obiettivi e conoscenze, e soprattutto se si considera che nel troppo consueto approccio del sì o del no, che spesso contrappone gli interlocutori, c'è anche insieme e c'è anche bene. Ma i tempi complessivi di tutti i passaggi amministrativi che richiede l'attuazione di quest'opera sono stati indicati in conferenza, e parliamo di circa 600 giorni, se tutto va bene. Se riuscirà il Consiglio regionale, col supporto di tutti gli enti che hanno in qualche modo collaborato a questo progetto, a rispettare questi tempi, sarà un esempio virtuoso di realizzazione di opera pubblica.